Si è spento nella notte tra domenica e lunedì, a 93 anni, l'alpino Nelson Cenci. Nato a Rimini, fu tra i pochi sopravvissuti della campagna di Russia. Gravemente ferito, si guadagnò sul campo la medaglia d'argento al valor militare, come comandante della 55esima compagnia del battaglione Vestone. Terminata la guerra, si laureò in medicina, divenne primario ospedaliero e docente universitario, ma in lui rimasero sempre vivi i valori delle Penne Nere e la fiamma della passione per la patria, che trasmetteva con il suo sorriso e il tono pacato del raccontare. Partecipò alla dunata anche a Bergamo, a fianco dell'amico e commilitone Nando Caprioli, già presidente dell'Associazione Nazionale Alpini. In quell'occasione ci recitò una poesia tratta dal suo libro Il Ritorno, esperienze dal fronte russo. È così che lo vogliamo ricordare. Fratelli miei, scendeste, fratelli, dalle vostre montagne di verità e di ghiaccio, dai boschi, dalle riarse petraie, dai vostri azzurri cieli lontani. Ma ora un manto di neve copre il vostro sonno e persi si sono gli sterminati orizzonti di sole. Ora il vento della steppa accompagna il vostro viaggio e dimenticate voci si alzano dal soffice silenzio della notte. Destatevi, fratelli, e torni la vita su queste abbandonate croci. Anche se i giovani sogni si sono perduti, io vi cercherò, soldati ignoti. Vi cercherò nella polvere del tempo, nei detriti del passato, nelle dimenticate storie, e racconterò alla notte la mia tristezza senza più lacrime.